Chi è Enzo Salvi? Molti lo conoscono come Ercipolla, il suo soprannome, e presto avremo modo di conoscere meglio l'uomo più che il comico, visto che ha deciso di confrontarsi sul set del film di O Amici in Paradiso. Se fosse possibile avere una stanza singola, sai com'è? C'ho il sonno leggero. Certo. Dottor, oggi è il suo giorno fortunato. Io per lei non c'ho una stanza, c'ho una reggia. Indipendente, insonorizzata, frigo bar, bagno con idromassaggio e addirittura televisore al plasma. Una commedia dolce e amara che tratta l'argomento della disabilità con leggerezza e senza troppi pietismi. Sì, però prima cambiati. Mi fa un bel regalo, a me il biancazzurro mi fa venire orticaria. Ecco! Enzo è un attore comico ed è stato protagonista di numerosi cinepanettoni che lo hanno reso celebre da nord a sud, passando per la sua amata Roma. Sì, lo dice lei! Ho capito! Ma te che? La sua innata passione è un dono della natura. Le prime esibizioni lo hanno portato al debutto in teatro nel 1990. L'anno successivo ha fondato il duo Mamma Mia Che Impressione. Mamma mia che impressione! Enzo è felicemente sposato con Laura da tanti anni e la coppia ha due figli, Manuel e Nicolò. Da ragazzo i suoi idoli erano Alberto Sordi e Totò. Dell'Albertone nazionale conserva ancora il ricordo di una telefonata in cui Sordi si complimentò con lui per il personaggio del Cipolla che lo faceva tanto divertire. Quando mi ha visto mi ha detto come va, come va, come va? Io ho detto buono tutto una domanda per volta, ma non vedi come sto? Allora Enzo, dobbiamo andare un po' veloce, c'erano tanti argomenti, ad esempio quello della Roma di Totti, ma come tu sai la Roma non si discute, per cui c'è una domanda però che fa riferimento a una cosa che diceva Camilla Nata nel servizio. Tu ricevi a un certo punto la telefonata di Alberto Sordi, è un incontro, siccome poi la vita, anche la vita professionale è fatta da incontri, no? A volte avvengono, a volte no, ed è rimasto sospeso nella tua vita questo incontro? Purtroppo sì, è stato un momento magico, stavamo nello studio di De Laurentiis, stavo per iniziare le riprese del film Vacanze a Natale 2000, e lui me l'ha passata avendo io espresso il desiderio di poterlo salutare e mi ha detto ti vengo a vedere, poi purtroppo è rimasta sospesa questa cosa, però sentire la sua voce che si è relazionato con me, a me veramente mi sento una persona fortunata. Che fa quest'estate Cipolla? Cipolla quest'estate fa una tournée insieme a Mariano D'Angelo che si chiama Stasera Solo Riso e siamo già a buon punto per attraversare l'Italia. E Cipolla quello vero, dove va in vacanza? Ma Cipolla, produttura, prima di venire qua alla Vita in Diretta, mi ha fermato una gazzella dei carabinieri, mi ha detto di Cipolla, aspetta. Mi ha detto di Cipolla, gonfia dentro il suo palloncino. Io ho detto sì, vabbè, mo vo gonfio, ma la prossima volta andate a giocare da un'altra parte. Andiamo, va? Vediamo se troviamo i carabinieri. Raggiungiamo. Ma venite a giocare qua, anche perché, caro Enzo, io giustamente ho parlato della parola inclusione, no? Daniela, come tanti altri artisti che poi ti hanno affiancato, e non come solo no, a te, in questo bel progetto, hanno imparato tanto da voi. Ma tu che cosa hai imparato da loro? Perché poi la conoscenza, no, è quella che ci rende... Guarda, io parto sempre dal principio e sostengo che la disabilità sta negli occhi di chi la vede e la disprezza. E poter avuto la possibilità di convivere con loro per 5 settimane, grazie a Fabrizio Maracortese, mi ha fatto diventare un uomo migliore, perché i veri protagonisti del film sono loro e noi abbiamo lavorato a supporto loro per dare la possibilità di esprimersi nel migliore dei modi, per cui ci sono tutti gli ingredienti che questa sera possono solamente far bene alle famiglie e invito tutti a non perdere O Amici in Paradiso. Bravo. Fabrizio, ti vedo provato. No. Stavo dicendo la... Innanzitutto bisogna anche salutare gli altri attori protagonisti del film. Certo. Fabrizio Ferracane, Antonio Catania, Valentina Cervi, Antonio Folletto, Emanuela Caruccio, Erika Blanc, insomma tutti grandi attori professionisti. No, il discorso che si faceva,
la troupe sistematicamente va a trovarli quasi ogni settimana, ma anche gli attori, tutti i protagonisti vanno a trovarli sempre. Quello che abbiamo avuto di più noi che loro, sicuramente, inclusione ambivalente. E allora vi ricordiamo, questa sera 21:30, Rai 1, prima serata, o Amici in Paradiso. Sì, sono ciao, un po'... Paolo! Purtroppo non l'avevo messo. Vediamoci questa clip del film e stasera tutti davanti alla televisione. Grazie! Guardate. Dimmi, cosa? Devi andare a cercare. Però quando la trovi, devi fare finta che passavi di lì per caso. E poi? Poi le devi dire una frase poetica. Tipo. Allora, gli dici, il tuo profumo è come la brezza del mattino. E poi? E poi la guardi negli occhi. E con la scusa che le vuoi togliere una cosa che c'ha nei capelli. Gli sfiori i capelli con la mano. E quando hai il suo viso davanti, allunghi le labbra. No, non lo posso fare. Che fa? Aspetti che ti baci lei. Non lo so. Tu provaci. Andiamo, saluta Carmine, andiamo. Ti sto guardando. Ciao. Salve.